Questo spiega perché nei Malavoglia c'è un elemento di nostalgia e di malinconia per un mondo, il mondo arcaico rurale, che è perduto. L'addio di Ntoni alla fine dei Malavoglia è un po' l'addio di Verga al mondo arcaico rurale. Nel medesimo tempo, in Mastro Don Gesualdo, c'è la critica della modernità. Il mondo premoderno è scomparsa per esempio la religione della famiglia, che ancora esisteva nei Malavoglia, mentre la famiglia in Mastro Don Gesualdo è un nido di vipere sostanzialmente. Non ci sono più i valori patriarcali, la roba e il moderno hanno vinto, e il romanzo Mastro Don Gesualdo descrive le conseguenze di questa vittoria, il deserto di sentimenti che questa vittoria ha prodotto. La grandezza in fondo di Mastro Don Gesualdo consiste nel fatto che Verga prende l'aspetto più profondo della modernità, cioè il mito della roba, il mito dell'arrampicatore sociale, il mito tipico del capitalismo, della borghesia ottocentesca, quello dell'uomo che si è fatto da solo, e distrugge questo mito, mostra il vuoto che c'è dentro questo mito, il non senso che c'è nel cercare il significato della vita nell'arrampicata sociale. E da questo punto di vista si può dire che Mastro Don Gesualdo è una critica spietata della modernità.